Da un lato la richiesta di stato di emergenza avanzata dal comune dell'Aquila, dall'altro la lotta senza quartiere alle fiamme che stanno inghiottendo ettari su ettari di bosco di pino nero. Sono i due fronti della guerra al maxi incendio che da 4 giorni brucia attorno all'Aquila. Roghi che hanno già divorato circa 700 ettari di zone boschive attorno ai quartieri di Cansatessa e Pettino, abitati da oltre 10.000 persone, e ad Arischia, dove risiedono i 1.800. Una vera e propria ferita al cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, per la quale, dice il sindaco dell'Aquila, è necessario un provvedimento emergenziale che applichi procedure utili ad incrementare l'azione finalizzata a un contenimento ancora più efficace degli incendi, oltre ad avere un'opportuna copertura delle spese elevatissime che Comune e Regione stanno sostenendo e dovranno ancora sostenere. Il conto salato non è solo quello economico però. Infatti, dice Coldiretti, per ricostruire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno almeno 15 anni, con danni incalcolabili all'ambiente in primis e poi anche al lavoro e turismo. Infatti, nelle aree bruciate, sottolinea ancora la Coldiretti, saranno impedite tutte le attività umane tradizionali e la scoperta del territorio da parte di decine di migliaia di appassionati. C'è poi un terzo problema, grave quanto i precedenti, quello del dissesto idrogeologico, con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa che ha annunciato interventi urgenti per scongiurare il rischio frane e smottamenti attraverso un rapido recupero ambientale. Intanto sul terreno si continua a lavorare per contenere il fronte del fuoco ed evitare che si avvicini troppo alle abitazioni. A Roio sono pronti 23 alloggi del progetto Case per accogliere eventuali sfollati delle zone più a rischio. Sul campo operano per 12 ore al giorno 7 Canadair, 3 elicotteri, 80 vigili del fuoco, 40 militari del 9° Reggimento Alpini e una 70ina di volontari della Protezione Civile, oltre ai dipendenti del Comune dell'Aquila e a 4 pattuglie della Polizia Municipale. Si presta molta attenzione anche al denso fumo che continua a sollevarsi dall'incendio e che ha avvolto l'Aquila. L'Arta ha già registrato un'impennata delle concentrazioni di benzene nell'aria e gli esperti consigliano di evitare il più possibile di uscire, restando all'interno delle abitazioni con le finestre chiuse. Un aiuto, si spera, potrebbe arrivare dalle condizioni meteo. Sono previsti infatti pioggia e temporali da martedì sera e per le successive 24 ore. Potrebbe essere la classica manna dal cielo per riuscire a domare definitivamente le fiamme.